Non solo attriti e risentimenti. A Londra ci sono persone che sentono la mancanza di Harry e spiegano perché non tornerà più. Da quando il principe Harry si è trasferito negli Stati Uniti con la moglie Meghan Markle, non si smette di parlare dei suoi problemi con la famiglia di origine, i Windsor. Le sue rivelazioni velenose sui retroscena di palazzo, spiattellate prima in un documentario e poi in un libro autobiografico, hanno seriamente compromesso i suoi rapporti con Re Carlo suo padre e suo fratello William, principe del Galles. Harry ha abbandonato i suoi doveri reali, soprattutto per i rancori e le cose irrisolte, inerenti al suo vissuto all'interno della famiglia reale, dove, come ha più volte dichiarato, lui è sempre stato la scorta e il capro espiatorio. Una esperta della famiglia reale, che ha visto crescere il principe Harry, afferma di sapere perché non tornerà mai più alla vita di corte. Jenny Bond, questo è il suo nome, è un ex corrispondente reale della BBC e ha dichiarato che Harry sarebbe una grande risorsa per il palazzo. Harry poteva essere una grande risorsa per la famiglia reale, parla l'esperto. Bond ha aggiunto che Harry, attualmente residente in California, ha trovato la beatitudine domestica che gli mancava durante l'infanzia. Intervenuta nell'episodio odierno del programma Royal Exclusive del Sun, Bond ha affermato: "Non riesco davvero a immaginare che Harry torni". Poi ha aggiunto che gli manca e che Harry qualche anno fa era il reale più popolare, e che dopo averlo visto crescere, conoscendolo almeno un po', l'ha descritto come un ragazzino meraviglioso e un adolescente affascinante e gioviale. Almeno, questa è l'immagine che abbiamo visto. Era brillante per la famiglia reale, portava un tocco di naturalezza e una certa empatia. Sarebbe stato una grande risorsa se fosse rimasto, ma non credo che tornerà. Se pregassi, pregherei affinché ora abbia una vita felice con tutto ciò che desidera. La libertà che desiderava, la moglie che ama e i bambini che adora. Il modello di felicità domestica che non ha avuto nella sua adolescenza. Gli auguro il meglio, ha sottolineato l'esperto. La decisione di Harry di non poter tornare nel Regno Unito con Meghan, Archie e Lilibet riguarda la sua sicurezza. Come è noto infatti, Harry ha perso la sua battaglia legale contro la rimozione della protezione della polizia finanziata dai contribuenti a febbraio. I Sussex sono stati privati della loro sicurezza 24 ore su 24 quando si sono ritirati dai doveri reali nel 2020. Ora vivono in una villa a Montecito con i loro due figli, Archie e Lilibet.